Buongiorno a tutti, ci troviamo quest'oggi a Frasso Sabino, una località veramente molto vicina alla Salaria, una zona sicuramente anche residenziale che comunque sia attraverso questa stradina, la vedete tutta perfettamente comoda e molto accessibile con strada asfaltata. Noi andiamo a presentare in un posto davvero magnifico, perché poi lo vedete insomma immerso nel verde, perché questa attualmente è tutta zona agricola, quindi sostanzialmente non ci sarà la possibilità di costruire in questo contesto. Andiamo a vedere un casale antico in buone condizioni interne, quindi sicuramente sarà fare qualche piccolo lavoretto da fare, ma sostanzialmente il posto è veramente magnifico, perché poi sostanzialmente è un panorama a 360 gradi, come ripeto, un posto unico a circa e meno di 2 km sostanzialmente poi dalla Salaria. Entriamo all'interno della proprietà. Eccolo qui, qui c'è tutta questa parte di terreno che lo vedete insomma sulla mia destra, perché è tutto diciamo recintato da questo lato. Poi dalla parte sottostante, dove ci sono le piante ornamentali, attualmente è caduta la recinzione, però comunque sia è da ripristinare. Questo ovviamente è tutta la parte di terreno anche su questo lato che costeggia poi tutta la proprietà, quindi qui immaginate ovviamente tutto prato inglese, il proprietario non ci vive diciamo tra virgolette stabilmente perché parte, ma comunque sia è una parte molto bella. Eccolo qui, lo vedete su, comunque da qui davanti a me. Qui c'è tutto un viale illuminato, un terreno composto da diciamo circa un paio di 1000-2500 metri con piante di ulivo e queste bellissime piante ornamentali, con un prato inglese che poi dà una vista davvero pazzesca sulla diciamo la vallata, che poi avremo sicuramente il piacere di approfondire davanti a noi. Eccoci qua. Allora, questa è tutta la parte fatta in prato inglese, lo vedete? E queste sono delle bellissime piante ornamentali che poi veramente secolari, perché sostanzialmente sono state messe qui molto tempo fa. E questa è la parte del giardino che lo vedete, insomma, che costeggia, diciamo, la proprietà attuale. La recinzione è questa qui, che poi praticamente prosegue dopo e fin dopo queste piante ornamentali. Un terreno non molto grande, ma sicuramente gestibile. È giusto, insomma. Questa lo vedete, insomma, una panoramica davvero di verde a 360 gradi. Non sembra veramente quasi di stare in una zona completamente residenziale, perché poi, come ripeto, a circa 2 km abbiamo la Salaria, quindi sostanzialmente un posto molto comodo e facilmente raggiungibile, quindi secondo me è un prodotto, un immobile ottimo soprattutto come prima abitazione. Quindi questa è la parte, la vedete insomma rifinita in pietra esternamente, composta da 3 appartamenti attualmente, perché poi uno sta al piano superiore che è quello lì, uno sta al piano sottostante che è quello lì, e un altro praticamente ecco all'ingresso indipendente dall'altra parte. Dal piano sovrastante insomma c'è una bellissima terrazza che adesso andremo a visitare. Ok, cominciamo dal primo appartamento, perché poi quelli sottostanti sono in discreto stato, insomma rifiniti con i muri in pietra, quindi a vostro gusto e piacimento avrete sicuramente il piacere di rifinire secondo, come ripeto, i vostri gusti. Ecco qua, qui sono tutte le varie mattonelle, il cotto che il proprietario aveva intenzione insomma di iniziare, però questa la vedete tutta la zona giorno con un bel camino. Le utenze sono state tutte comprate, tutte portate, quindi sicuramente dovrà essere fatto solo il lavoro di ristrutturazione. Qui c'è un piccolo ripostiglio o eventualmente un bagno, che poi sostanzialmente sarà ricavato da questo lato, lo vedete. E qui volendo le due camere da letto, perché insomma gli spazi ci sono tutti quanti, perché attualmente insomma ci sono sia le due finestre e sì, alle allacci li vedete lì per i termosifoni. Ecco qua. Ritorniamo sull'esterno, andiamo a vedere l'altro appartamento al piano terra, che come ripeto questi potrebbero sicuramente essere utilizzati o come dependenze o come diciamo a seconda dei vostri gusti e dei vostri interessi. Qui c'è un sottoscala sfruttabile. E qui abbiamo l'altro appartamento,
che ovviamente le tramezzature interne possono essere cambiate sicuramente. Qui ovviamente anche sono stati portati dei riscaldamenti, una prima camera o un saloncino, un'altra camera e bagnetto. Questo è in buone condizioni che io sostanzialmente non cambierei, però insomma dipende anche dai vostri gusti. Vedete, le rifiniture sono tutte completamente in pietra, quindi io qui smantellerei il tutto e rifarei veramente tutta una parte in pietra antica, come diciamo il proprietario aveva già iniziato in parte a rifinire. Eccolo qua, qui era previsto sicuramente l'angolo cottura. L'infisso è buono, quindi ciò che è recuperabile secondo me ci potrebbe essere tranquillamente la possibilità. Oh, adesso andiamo sul piano superiore per vedere l'immobile che sostanzialmente, diciamo, è quello abitabile. Qui c'è poi la parte che attraverso questo corridoio porta alla terrazza che andremo a vedere successivamente. Allora, qui c'è la parte, la monte preoccupa del saloncino con il camino e l'angolo cottura, il tetto completamente rifatto, quindi qui ci sono i tavelloni, ma comunque ci sono questi travi importanti di castagno che magari potrebbero essere rifiniti tramite i tavelloni, ma così anche ha il suo gusto. Qui c'è la prima camera, ma che sostanzialmente poi diciamo sono tutte, le metrature sono tutte quante diciamo molto standard perché sono le stesse. Il corridoio che porta poi sulla camera da letto. Anche questa è una camera abbastanza grande, con le due finestre, gli infissi nuovi con le zanzariere dalla parte di sopra e l'impianto elettrico in questo stato molto buono. Usciamo sull'esterno e vediamo questa splendida terrazza che sostanzialmente, insieme sicuramente anche all'esterno, è il punto forte dell'immobile, perché lo vedete insomma un posto davvero molto bello, particolare, come ripeto a circa in meno di 2 km dalla Salaria. Io, signori, con queste immagini vi volevo far notare che comunque il terreno arrivava fin dopo le piante, eccolo qui, perché poi avrei diciamo diviso. Con queste immagini io, signori, vi ringrazio e vi do un appuntamento alle visite. Arrivederci.